nostra attività è nata nel 1999, prima come un'azienda individuale, poi successivamente nel 2011 trasformata in società SRL. La tipologia di strumenti e dispositivi che noi mettiamo a disposizione sia dei medici competenti che delle ASL e del servizio di polizia anche su strada, perché poi operiamo a 360 gradi, sono dispositivi diagnostici per sostanze stupefacenti nel settore della tossicologia, poi sempre nel settore delle sostanze stupefacenti i dispositivi salivari per intercettare l'abuso nell'immediato, e questo è importante perché durante la fase lavorativa, se una persona assume una sostanza stupefacente, la sintomatologia non idonea alla sicurezza, eccetera, nell'ambito delle 2-3 ore dal momento che l'ha assunta, mentre se si va a rilevare soltanto l'urina, quindi si va a cercare la sostanza stupefacente nell'urina, prima di 4-5 ore non può essere intercettata e già è troppo tardi. Se vogliamo evitare degli incidenti, sarebbe da mettere in campo i dispositivi per la saliva. Oggi la normativa 81 del 2008 obbliga a testare l'urina, quindi va in tossicologia. Io spero che nel breve abilitino anche i test salivari perché sono quelli più importanti per rimanere nell'ambito della sintomatologia vera e propria. Poi ci spostiamo nella strumentazione degli etilometri, anche lì lavoriamo molto bene con degli strumenti altamente professionali sull'acuto per dare la possibilità di intervenire laddove la persona che ha un tasso obbligatorio deve essere zero, quindi gli autisti, i professionisti, i camionisti, i mulettisti, eccetera, possono venire controllati direttamente sul campo in pochissimi secondi e monitorare quindi anche quella situazione di pericolosità. E, oltre a queste andiamo a dispositivi ovviamente diagnostici vastissimi, abbiamo più di 800 test rapidi che dall'oncologia alla situazione particolare, marcatori nel sangue che sono quelli che possono dare problemi cardiaci e così via. Quindi abbiamo una vastissima gamma di dispositivi ed oggi siamo una delle prime aziende nel campo. Le novità che abbiamo portato in questa fiera sono la sonda a doppia faccia per i controlli muscoloscheletrici, vascolari e anche cardiaci. E questa sonda è una novità assoluta perché aiuta il medico in caso di incidenti a rilevare immediatamente cosa è accaduto in quella parte del fisico che è stata contusa o comunque danneggiata, e quindi intervenire immediatamente con precisione e sicurezza.